e il ruolo delle associazioni, questo progetto così ampio. Sì, io oggi vengo con piacere alla presentazione di questa nuova associazione. È lo spirito con la quale io alla mia veneranda età mi sono proposto alla vita politica, perché io nei primi 57 anni della mia vita ho fatto poca attività politica. Poi ti rendi conto che anche il cittadino ha bisogno di tutti, perché per costruire delle società più vivibili, e questa, vedevo come lei mi illustrava prima, è proprio un'associazione che sta vicino al cittadino a 360 gradi per abbracciare tutte le problematiche che il cittadino può vivere nel quotidiano. Spesso noi dobbiamo fare consociativismo tra chi ha più capacità e chi ne ha meno, perché tutti quanti insieme possiamo costruire dei grossi territori, una grande nazione, una grande Europa. Bene, io vi rimando a tra poco alle immagini del convegno, perché il sindaco ovviamente per impegni pregressi istituzionali ci lascerà da qui a poco, ma intanto abbiamo molto gradito la sua presenza. Grazie. Grazie, buon lavoro. A tra poco. Dicevamo il ruolo importante delle associazioni in Italia, ma nel mondo intero. Etica ha due branche, se così possiamo dire, una molto vicina al cittadino e l'altra molto vicina all'impresa. Sì, perfettamente. L'etica nasce proprio a sostegno del cittadino e si propone di fornire al cittadino, oltre che ovviamente, come ha detto più volte la collega in alcune occasioni, la possibilità di fornire all'utente gli strumenti necessari e giusti per poter giungere al cambiamento, perché sappiamo che oggi nel nostro sistema regna un problema che ormai è cardine sul territorio, e cioè il disagio del cittadino. Il disagio è un tema fortemente sentito nel territorio e va affrontato. Il cittadino deve ritrovare quella forma di dignità, soprattutto deve essere protagonista delle proprie azioni e si deve sentire protagonista in questa comunità, perché la comunità oggi senza il cittadino non esiste. È il cittadino che dà l'anima alla comunità stessa, e noi dobbiamo supportare e tutelare il cittadino nelle sue scelte. Avvocato Palmese, invece l'impresa gode di ottima salute? L'impresa no, nell'ultimo quinquennio l'impresa non gode di ottima salute, l'impresa è in estrema difficoltà, e il problema di fondo che noi di Etica sosteniamo che sia la causa di questi mali sono i costi insopportabili per la piccola e media impresa, un costo che l'imprenditore affronta solo ed esclusivamente con il proprio patrimonio, non è supportato dalle banche, e qualora lo fosse sicuramente la banca non concede credito nell'interesse dell'imprenditore, ma bensì nell'interesse proprio. Noi di Etica offriamo informazioni, consulenze gratuite a tutte le imprese che hanno bisogno di un aiuto. Sindaco, in questo momento storico c'è bisogno dell'associazionismo? C'è sempre bisogno dell'associazionismo, e di un associazionismo costruttivo, creativo, come l'esempio di stamattina il presidente Aliberti con l'associazionismo che fa capo Etica del territorio. Io credo che sia un titolo emblematico fare squadra, non soltanto per far emergere i tantissimi problemi che oramai sono evidenti a tutti, soprattutto alla parte più popolosa e popolare del nostro territorio, ma soprattutto per dare delle risposte adeguate alla risoluzione dei problemi. Credo che stamattina il confronto tra parte politica, tantissimi amministratori e parte imprenditoriale, ma anche i corpi intermedi rappresentati magnificamente dal mondo del sociale, dal mondo delle banche, dal mondo delle imprese, credo che anche questo confronto tra questi mondi sia stato un confronto estremamente, estremamente interessante, estremamente produttivo. Dottor Marrazzo, è vero che poi il turismo è quella leva che fa la differenza e potrebbe risanare il bilancio non solo di un comune, non solo di una regione, ma addirittura di uno Stato? È probabilmente la sfida che l'Italia, soprattutto la Campania, deve giocare e vincere nei prossimi anni.
il nuovo regolamento del FESR individua i distretti turistici per la valorizzazione sia della parte culturale che della parte turistica del territorio, ce la metteremo tutta insieme ai comuni, insieme alle imprese, per far sì che questo passaggio ad una mentalità nuova, più aperta, più partecipata e più efficace possa prendere piede anche e non solo nelle aree turisticamente mature, quindi le aree interne e le aree che hanno una vocazione da poter sviluppare e implementare. Onorevole Sommesi, a lei il compito di aver dato una prima targa di questa nascente associazione Etica per il Territorio proprio al presidente onorario. C'è l'impegno della Regione Campania appunto di avvicinare queste due figure che sono la politica e il cittadino, perché mi pare che in quest'ultimo periodo il cittadino sia un po' confuso, un po' distante dalla politica. Questo è un fatto, è inutile non registrarlo ed è emerso anche questa mattina se ce n'è bisogno, e appunto io credo che questo distacco e questa grande difficoltà vada colmato con questi sportelli, e noi lo registriamo con la nascita dei CAF, dei patronati di questi sportelli, perché c'è la richiesta del cittadino e l'impotenza a dare le risposte nelle politiche comunitarie, nelle politiche sociali, nelle politiche economiche, nell'approccio con le banche, con l'approccio con la burocrazia, e credo che abbia raggiunto l'obiettivo. Dottoressa Memoli, lei come politico ma anche come medico, come vede il ruolo delle associazioni nel terzo millennio? Le persone si sentono verosimilmente più sole. Sì, in questo momento si sentono più sole, però l'esperienza di questa mattina dell'associazione Etica è stata veramente importante, perché ha messo in risalto l'azione della squadra, dove persone con competenze ed esperienze diverse possono fare reti a servizio del cittadino, e non a caso questo può essere utile nel caso di un sovraindebitamento, e sappiamo che il sovraindebitamento può portare all'usura, che è una piaga sociale molto diffusa nei nostri territori. Quindi ritengo che le associazioni, in particolar modo l'associazione Etica con tutti i suoi associati, possa dare veramente un contributo per essere vicino ai cittadini e non lasciarlo solo da tanti punti di vista, dal punto di vista amministrativo, anche dal punto di vista sanitario, con l'utilizzo dei CAF a disposizione del cittadino. Presidente Aliberti, una giornata di lavoro intensa, ma quali sono state le sue impressioni? Devo innanzitutto ringraziare tutti, che oggi veramente un sabato mattina per di più piovoso sono venuti in tanti, sia da parte delle istituzioni presenti e dai professionisti, dalle aziende, dal cittadino, che sono stati qui oggi presenti per ascoltare quello che è stato l'idea, il progetto di Etica per il Territorio. Un progetto fortemente voluto per il nostro territorio dai professionisti che ne fanno parte, dai responsabili che avete visto durante il nostro meeting, che non è stato come abbiamo visto un meeting normale, ma è stato un meeting, quindi un dibattito proprio sulla questione etica, sulla parola etica per il territorio. E quindi qui oggi io sono rimasto veramente allibito, stupefatto, perché la gente ci ha onorato, la gente ci ha rappresentato, e questo è una forza per noi in più, un'arma in più per poter ancora continuare quello che oggi è iniziato. Quindi siamo orgogliosi e ringrazio ancora tutto il territorio che è stato presente. Bene, io ringrazio il presidente Carmine Aliberti, vi invito intanto a contattare sui loro siti l'associazione Etica per il Territorio, e che dire, buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti, spero che possiamo sempre essere presenti attivamente sul territorio.